Siamo dato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, se vi faccio una domanda, mi rispondete? Sicuri? Sulla testa rispondo, certo che rispondo. Se vi faccio una domanda, posso? A sinistra, al popolo, posso? Oggi cosa stiamo celebrando? Maria assunta in cielo, in anima e cuore, un altro coraggioso, un angelo di sicuro, che si dovesse. Oggi celebriamo la Pasqua della Madonna, l'Assunzione di Maria Santissima assunta in cielo. Fratelli e sorelle, oggi è una festa e una solennità che riguarda sì principalmente la Madonna. Noi la contempliamo nei cieli, davanti al cuore di Dio, tutta bella, tutta santa, la vediamo adornata di questo manto stupendo, la vediamo rivestita di questo abito con le pietre preziose, con l'oro, frutto del cuore, di tanta gente, dopo secoli di storia, di tradizione. È una festa che innalza la gloria di Maria, soprattutto perché è lui. Ma oggi posso dirvi, senza credere nelle loro fratelli e sorelle, che noi oggi celebriamo anche la nostra festa. Noi oggi celebriamo anche la nostra Assunzione. Non dimenticatevi mai che Maria è stata ed è una di voi. Maria è stata scelta nella sua umanità, nella sua umiltà, per la sua semplicità, e Maria è stata una donna come una beata. Al momento dell'annunciazione, questa ragazza di Nazareth, Miriam, poteva avere i suoi 13, 14 anni, e lei si è resa disponibile per accogliere il disegno di Dio nella sua vita. Lei è stata donna silenziosa, saggia, donna aperta, discreta. Nella Sacra Scrittura sono pochissimi momenti nei quali possiamo vedere una donna che pronuncia qualche frase o qualcosa. E noi oggi, nella parola di Dio, ascoltiamo l'intuizione per eccellenza che esce dal cuore della legge. Maria è incinta per opera dello Spirito Santo e si rende dalla sua cugina, Santa Elisabetta. C'è l'incontro tra le due madri, l'una che porta nel grembo il Predicatore, Giovanni Battista, Santa Elisabetta, l'altra che porta nel grembo il Salvatore del mondo, Gesù Cristo. Adedeo è la madre del mio Signore dei Cavalieri, di la tua cugina alla Santa Madonna. E Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Fratelli e sorelle, Maria Santissima è una donna innamorata del progetto di Dio. La Vergine Santa ha una passione dentro di sé per il disegno di Dio, tanto che lei fa tutto e fa tutto per portarci davanti al cuore di questo figlio. In un momento di esultanza la Vergine deve cantare
la tua sana. Oggi il Fratello Sarebbe è una festa che deve spingerci a tenere gli occhi rivolti nel suo cielo, ma non come gli uomini e le donne che vivono sulle nuvole, no. Da ricordare un po' di sacerdoti in questa giornata, te lo ricordo anche io, a volte le nostre giornate sono spese con la maggior parte del tempo a guardare il pavimento e non abbiamo più coraggio di guardare il nostro fratello e le nostre sorelle nei occhi, e non abbiamo più coraggio e nemmeno più la speranza di alzare gli occhi al cielo e dire: Dio, aiutami. Fratelli e sorelle, oggi Dio entra nella tua vita, ti fa visita, vuole stare con te. Oggi dobbiamo alzare gli occhi al cielo e guardare questa nuova scelta fra le parti, come sei, come modello di vita, come incoraggiamento, come forza, come sostegno, come falsamento che asciuga le nostre lacrime, come quella carezza che ci spinge a esprimere un sorriso quando non i nostri conti sono tristi. Oggi il conto di Dio, gli occhi del Signore si fermano nella nostra vita. Dio ci guarda, deve essere, e qui in mezzo a voi, tramite la legge del Santissimo. Lui si fa prossimo, lui si fa vicino a noi e non diciamo: Dio mi ha dimenticato. Fratelli e sorelle, commettiamo un grandissimo peccato quando diciamo: Dio mi ha dimenticato, Gesù Cristo.